La campagna vaccinale contro il Covid-19 in Abruzzo raggiunge un primo importante traguardo. In tarda serata la percentuale di copertura era al 79,9%. Bastano dunque poche somministrazioni e oggi, proprio nel giorno in cui il Green Pass diventa obbligatorio nei luoghi di lavoro, si arriva al tanto agognato 80% di popolazione completamente vaccinata. Sì, ma cosa si intende per immunità di gregge? Facciamo chiarezza con il dottor Giustino Parruti, direttore Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara. Allora, l'immunità di gregge è quella condizione in cui la copertura vaccinale per una situazione, per una patologia, è tale che le poche persone che restino non vaccinate sono protette dalla riduzione della circolazione del virus. Quindi la soglia che noi oggi festeggiamo in Abruzzo, che è superiore all'80% di vaccinati, è una soglia che aiuta tantissimo a ridurre la circolazione del virus, perché il grosso della popolazione è già protetto. Quindi ci stiamo avvicinando. Questo concetto di immunità di gregge però è un concetto molto dinamico che non deve fermare la nostra corsa verso una maggiore copertura vaccinale. Faccio un esempio. Un virus molto simile a quello del coronavirus è quello della rosolia, che tutti conoscono meglio. Il virus della rosolia è con noi da sempre e in molte aree ha una copertura vaccinale del 90-92%. Il virus però continua a circolare nelle aree non vaccinate della Terra come il sud-est asiatico e quindi con i voli può rientrare continuamente nelle aree dove ancora c'è una copertura vaccinale. E che cosa succede? Che quando in una zona con il 90% di copertura vaccinale si crea una sacca ampia e concentrata di non vaccinati, ecco che la malattia riprende come se non ci fosse immunità di gregge. Quindi, a che cosa dobbiamo arrivare? Alla copertura più ampia possibile, 90 è meglio di 80, per questo come per tutti gli altri virus, ma soprattutto dobbiamo stare molto attenti a non avere aree del territorio dove questa copertura vaccinale sia disomogenea, sia ristretta, perché lì il virus con la circolazione che c'è oggi riparte subito. Mi pare di capire dunque, professore, che non bisogna pensare al proprio orticello, bisogna essere vaccinati, ma vaccinati tutti, e per vaccinati tutti intendiamo tutto il globo. Esatto, questa è un'osservazione di cui la ringrazio. Dobbiamo essere molto solidali in questa misura di igiene pubblica. Se non penseremo a bloccare la circolazione del virus in tutto il mondo, se ci accontenteremo che solo il nostro orto sia ben coltivato, in realtà l'orto sarà molto esposto ai rientri del virus da dove continua a circolare e anche piccole sacche di non copertura potranno continuare a essere ferite. Quindi se pensiamo a tutti, pensiamo meglio a noi. Professore, per concludere quest'autunno e quest'inverno, come li vede? Li vedo sempre meglio per il grande sforzo che è stato fatto e i dati di Pescara già ci confermano che la copertura molto omogenea in città ci sta aiutando a frenare la circolazione. Quindi dobbiamo andare avanti con questa linea di approccio che si sta dimostrando molto vincente senza cedere a nessuna tentazione di desistenza.